Ragazzi, ma mi sa che qua, pure quei 15 punti di penalizzazione, mi sa che vi veniamo a prendere le milanesi, eh. Cioè, sinceramente oggi il Milan che non batte l'Empoli in casa, non me l'aspettavo. È vero che il Milan fa grandi partite con le grandi squadre, oddio, grandi squadre. Il Napoli quest'anno, non è che il Napoli è una grande squadra, però comunque una partita difficile come quella di Napoli, e poi in casa con l'Empoli non vanno 3 punti. Questa cosa di essere molto altalenanti le squadre di Milano, vabbè, l'Inter non la considera proprio. Ma veramente che qua la Juventus con 15 punti tolti. Ma so che domani abbiamo una partita difficile a Roma, però comunque, cioè, alla fine stiamo là e ci hanno dato 15 punti. Se per domani per pura sfortuna, si vince a Roma, voglio la Juve sta là e ci hanno tolto 15 punti. Poi pregate che non ce li ridanno, perché se ce li ridanno, come cosa molto sicura che avverrà. Boh, io non lo so. Comunque, sto campionato italiano è di una scadenza proprio, ragazzi, assurda. Assurda, assurda, assurda. Ripeto, non mi aspettavo il Milan che non vinceva stasera in casa con l'Empoli. Però, questo purtroppo è il Milan di Pioli, sai, anche Pioli. Anche lui molto soggetto a critiche dei tifosi del Milan. Ragazzi, che vi devo dire? Domani per noi sarà una partita difficilissima a Roma. Però, comunque, anche in caso di una sconfitta, comunque la Juve è là. Capisci che a noi ci hanno tolto 15 punti? Cioè, se i 15 punti li toglievano a voi, cioè, già così facete cacà. Se vi toglievano i 15 punti, poi io non lo so voi oggi dove stavate. Comunque, sempre più convinto di questo campionato super falsato. Oggi il Napoli deve ringraziare al portiere là, a Falcone per la papera, se no non vinceva perché il Napoli è sulle gambe. Poi si è fatto male pure Simeone. Cioè, non è più il Napoli di qualche partita fa. Il Napoli fisicamente sta calando. Si è visto col Milan e oggi non meritava di vincere, ha vinto a culo, cioè non è che ha vinto perché ha meritato, quindi questo è un campionato proprio scadente, falsato e scadente, quindi la Juventus secondo me pure se ci tolgono altri 10 punti, vi veniamo a prendere lo stesso, una buonanotte e fino alla fine.